Piccole e medie imprese sono in grave sofferenza. La Confartigianato lancia una campagna di comunicazione con l'invito a sostenerle concentrando gli acquisti sulle realtà locali. Pierpaolo Rivalta. Dobbiamo resistere e dobbiamo cercare di aiutare le nostre imprese che ormai da un anno stanno soffrendo questa situazione, è diventata quasi insostenibile. Un'azione concreta per dare ossigeno alle piccole imprese dell'artigianato, partita da Ancona e Pesaro, condivisa dal resto della regione, replicata a livello nazionale. Acquistiamo locale, l'iniziativa della Confartigianato che cerca di tutelare il tessuto economico marchigiano invitando all'acquisto a chilometro zero. Abbiamo ideato questa campagna di comunicazione con l'obiettivo proprio di valorizzare le marche e chi la rende viva. Quindi abbiamo chiesto di istituire un patto sociale tra cittadini e imprese per tutelare e valorizzare e contribuire a resistere in questo momento all'economia locale. Innovazione e necessità hanno portato molti artigiani ad essere attivi online, ma per queste attività resta insostituibile la visita fisica a negozi e laboratori. Sindaci e Proloco sostengono lo sforzo in favore della produzione locale con messaggi video e ce n'è davvero bisogno. Solo in provincia di Pesaro si sono già perse 300 imprese nei primi 9 mesi del 2020. Lo facciamo chiedendo a tutti i consumatori, a tutte le persone, alle famiglie di spendere le risorse a disposizione, che non sono tante, lo sappiamo, ma usiamole per i prodotti locali. Quindi Confartigianato chiede a tutti di guardare e di considerare di acquistare i prodotti locali.